Buon pomeriggio e ben ritrovati live dal Palamangano. La voce che sentite è quella di Gaetano Cucchiara. È un immenso piacere essere ritornati qui a raccontare il basket palermitano. Prima giornata della Supercoppa centenario di Lega Nazionale Pallacanestro. Oggi in programma Green Basket contro Fidelia Torrenova, un derby in quello che è il girone P della Supercoppa centenario. Si riparte con questo torneo organizzato a Lega Nazionale Pallacanestro insieme ovviamente al settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro, ammesse a partecipare tutte 64 le squadre del prossimo campionato di Serie B, divise in 16 gironi da 4 squadre ciascuno. Green inserito nel girone P insieme appunto alla Fidelia Torrenova, insieme alla Moncada Agrigento e la Virtus Ragusa, in un team di rappresentative tutte siciliane. La formula prevede 3 partite di sola andata, al termine delle quali la vincente di ogni girone andrà ad affrontare le altre vincenti in ottavi di finale, e poi nel weekend di venerdì, sabato e domenica 6, 7, 8 novembre andranno in scena le Final 8 di Supercoppa. Un modo per carburare in pre-season, un modo per riprendere i ritmi, un modo per riassaggiare il parquet per quella che di fatto sarà una stagione, quella 2020-2021, con tanti punti interrogativi, tante incognite legate ovviamente a scenari ben più complessi rispetto a quelli del parquet. L'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha determinato lo stop del campionato scorso ovviamente aleggia ancora minacciosa sugli scenari del prossimo campionato. La prima notizia è ovviamente quella che si ritorna sia a giocare, si avrà una ovviamente un ritorno alla pallacanestro giocata, però l'impianto, il Palamangano odierno, e si disputerà la partita a porte chiuse in assenza di pubblico, e ci auguriamo che si possa tornare ben presto in tutta sicurezza a godere dello spettacolo della pallacanestro con una componente fondamentale, quella del Palamangano, componente fondamentale nel corso della stagione passata. Sono cambiate tante le carte, tanto le carte sul terreno di gioco, sia per il Green Basket Palermo che per la Fidelia Torrenova, due squadre completamente rinnovate che si riaffrontano in un derby che ha avuto già 2 edizioni la passata stagione. Una vittoria a testa per Green Basket Palermo e per Fidelia Torrenova, tanti giocatori nuovi sia sulla panchina del Green che su quella di Torrenova, a cominciare innanzitutto piuttosto che dei giocatori proprio degli allenatori. Coach Alberto Mazzetti sarà la guida tecnica del Green Basket Palermo, allenatore classe 83, con un'esperienza, una serie di esperienze importanti con il Legnano Basket, anche in A2 con cui ha guadagnato la salvezza qualche stagione fa. L'anno scorso responsabile video e scouting alla corte di coach Dalmassone, Pallacanestro Trieste in Serie A, e adesso la voglia di prendersi una panchina tutta sua, di fare esperienza da head coach. Dall'altro lato un allenatore siciliano, o meglio siciliano d'adozione, vale a dire Giuseppe Condello, ma che ha grande esperienza sia in questa categoria che con squadre dell'isola. L'anno scorso e per tante stagioni a ritroso allenatore della Costa d'Orlando, quest'anno ha sposato il progetto Fidelia Torrenova. Tanti volti che si sono anche scambiati di maglia all'esordio, alle porte di questa nuova stagione. Penso a Davide Drigo, volto palermitano, arrivato proprio alla cestistica torrenovese, e Santiago Buffelli, l'anno scorso miglior realizzatore della Fidelia Torrenova, quest'anno in maglia green. Dall'altro lato Vince Di Vicaro giocherà appunto in maglia torrenovese, lui che è stato uno dei protagonisti assoluti della passata stagione. Tanti volti nuovi per quanto riguarda Palermo, tra cui il ritorno graditissimo di Mirko Gentili alla corte di coach Verderosa nella stagione 2016-2017, Filippo Guerra, playmaker proveniente di formazione Beccheri Piacenza, c'è il gradito ritorno anche di Edoardo Nicosia l'anno scorso in C-Gold a Vieste, e tra gli altri anche Ile Ben Salem, prospetto interessantissimo proveniente dalla Pallacanestro Anzio, oltre ai giovanissimi Mazzarella, Bellanca, Biondo e Moltrasio che fanno parte della cantera. E poi come non menzionare Bedetti, Luca Bedetti, guardia alla classe 89, un'esperienza magistrale nel corso di questi ultimi anni lungo la penisola tra Sant'Arcangelo, Ravenna, Cento e Pesaro. E poi due confermati di ormai palermitanissimi a tutti gli effetti, uno che è nativo di Palermo come Giuseppe Caronna, l'anno scorso centro titolare del Green Basket arrancato coach Bassi, e poi all'ottava stagione in maglia green
il capitano Giuseppe Lombardo, già pronto il quintetto scelto da coach Alberto Mazzetti. In campo Boffelli col numero 8, col numero 27 Giuseppe Caronna, col numero 6 Davide Drigo, in cabina di regia col numero 9 Guerra e poi con il numero 17 Hie Ben Salem. Dall'altro lato Luca Bolletta col numero 15, invece Sebastiano Perin, numero 10 per Mirko Gloria, numero 5 per Giorgio Galipò. In campo poi con il numero 69 Simone Lasagni. Arbitri dell'incontro i signori Luca Attard e Antonio Giunta di Priolo Galgallo e di Ragusa, due arbitri sicilianissimi per arbitrare questa prima giornata di Supercoppa Centenario, girone P, quattro squadre siciliane al via. Oggi il primo match tra Green Basket Palermo e Fidelia Torrenova. Prende palla proprio Palermo che con Guerra va ad organizzare la prima manovra dell'incontro. Si fa vedere Salem, ancora Guerra, pallone per la giovanissima guardia che scarica sotto per Davide Drigo, che viene murato di fatto da una difesa legale. Un combinato disposto tra Lasagne e Bolletta. Possesso dunque che, passa dopo 17 secondi alla cestistica. Va Torrenova con Galipò. Ribaltato il lato per Lasagne. Si fa vedere Galipò, viene pescato dentro il numero 10 di Torrenova. Non va però il tentativo ravvicinato. Può ripartire il green in transizione, si fa vedere Guerra, serie di giochi sotto le gambe. Lo scarico per Drigo, poi si va da Salem, ancora Guerra, Caronna sotto canestro, può fare a sportellate. Buon movimento di potenza per il lungo palermitano e deposita lui i primi due della stagione bianco-verde. Adesso Torrenova con Galipò, prova a seguire in scivolamento Filippo Guerra, viene sanzionato fallo al playmaker classe 97, affrontato dal green della stagione 17-18, lui che giocava in maglia a Bakery Piacenza, esperienze anche in A2, l'anno scorso a Soresina, stagione 2019-20, a 8 punti di media. Ancora Galipò, prodotto dell'Orlandina, si fa vedere poi fuori Bolletta, vuole organizzare lui l'azione, triangolo offensivo con il tentativo di suggerimento da parte di Sebastiano Perin al numero 10 Mirko Gloria. Il giocatore del Grena si frappone nella traiettoria e concede soltanto una rimessa da fondo alla cestistica. Galipò serve Lasagne tutto solo, buon tiro dalla media distanza, ne piazza due anche Torrenova che impatta il pari dopo un minuto e 15 secondi di gioco. Adesso Caronna, si va da Guerra, blocco del lungo palermitano, Guerra lo cerca dentro, deve appoggiare due facili facili a canestro Caronna, 4-2 il punteggio, 4 punti per il gigante di Monreale. Dall'altro lato si mette in proprio anche Simone Lasagne, va ad appoggiare la guardia classe 94 reimpattando il pari. Fallo poi commesso da Giorgio Galipò. Ci sarà rimessa per Palermo, si alza la panchina coach Mazzetti e vuole far sentire la sua vicinanza, la sua presenza alla squadra già dai primi possessi. Santiago Boffelli un po' lontano dal gioco in questi primi possessi, sorvegliato speciale ovviamente da parte dei giocatori di coach Condello. Prova l'iniziativa personale, il numero 11 del green, non riesce però a trovare, scusate, si trattava di Luca Bedetti, non riesce però a trovare i primi due dell'incontro. Giorgio Galipò, si va da Perin, l'appoggio al vetro da parte del numero 15, non va, riparte il green con Bedetti, palla fuori per Drigo, adesso Guerra imposta lui l'azione, si fa vedere Drigo, viene però marcato davanti, Guerra deve inventare in solitaria, buona penetrazione, trova l'appoggio a canestro, non riesce a convertire ma trova il fallo, andrà Leonetta con due tiri liberi. Tanto coach Condello chiama a sé il numero 69 Simone Lasagni, guardia classe 94, cresciuto con la pallacanestro reggiana, esperienze in DNA con Omegna, poi Fiorentina Basket, Cesina,
tante stagioni, una parentesi anche a Livorno. San Miniato nel 2019-20 a Cassino, un giocatore che ha girato la penisola viaggiando a 10 punti di media in tutta negli ultimi anni di carriera, sfiorando il 40% di realizzazione di media dall'arco. Caronna per Boffelli, che mette il pallone per terra, il passaggio schiacciato che però non va a destinazione, può ripartire a cestistica molto veloce con Galipò dall'altro lato, lotta a rimbalzo che viene vinta dal Green con Buffelli, situazione 2 contro 1, rallenta Buffelli, prende il tiro da 3 punti in transizione, la palla però fa i capricci, ruota intorno al ferro e poi esce. Green sempre avanti 6-4, ancora Galipò, scarico fuori per la bolletta, ricezione non felicissima, fa sportellate con Davide Drigo, lo sposta utilizzando il fisico, però non riesce a trovare due punti. All'altro lato Bedetti in velocità, lo scarico per Boffelli, mette palla per terra, palla dentro, poi per Drigo. Arriva il fallo subito proprio dal litolo argentino Santiago Boffelli. Lui l'anno scorso in maglia cestistica, in maglia Fidelia Torrenova, è stato il miglior realizzatore per lunghi tratti del campionato. Rimessa che premia la penetrazione di Bedetti, non va il primo, va bene il secondo tentativo per Lala, che fa 8-4 in favore di Palermo. Si va a vedere bolletta, pallone per Perin, Giorgio Galipò mette palla per terra con la mancina, vuole sfidare in uno contro uno Davide Drigo, sfrutta il mismatch con un tiro molto complicato che non va a bersaglio. Green che può partire in transizione, guidato proprio da Guerra. Buon cambio di mano, servito Caronna dalla lunga distanza, finta di tiro, poi in penetrazione con discrete e qualcosa in più doti di palleggio. Bravissimo Caronna, lungo dalle mani educate, lo dimostra in questo momento, mettendo palla per terra, controllando bene il corpo e arrivando a depositare per il più 6, massimo vantaggio per il Green. Con 6 minuti e 3 secondi da giocare in questo primo quarto. Squadre nuovamente in campo dopo questo primo time out chiamato da coach Condello, che voleva giustamente ragionare su questo inizio un po' stentato di Torrenova. Squadre che si stanno annusando, ovviamente un ritorno alla pallacanestro giocata dopo mesi di inattività, ne ha parlato anche Davide Drigo, volto palermitano arrivato alla corte di coach Mazzetti proprio quest'estate. Non è facile trovare le misure in campo dopo settimane e settimane passate lontano dall'attività agonistica. Intanto Ferrarotto con un appoggio che però non va a bersaglio, Guerra dall'altro lato prova a farsi vedere Bedetti sotto canestro, viene servito adesso un pallone molto complicato e bravo Bedetti per un attimo a tentare di tenerla dentro. La Fidelia recupera e converte in contropiede, due facili per Sebastiano Perin. Guerra, passaggio per Buffelli, il consegnato, poi prende il blocco di Caronna che si fa vedere, esce lui fuori, vuole ribaltare il lato, preferisce ritornare sui suoi passi, giocare un pick and roll con Guerra che attacca sul lato destro, lo scarico per Davide Drigo, piedi per terra tutto solo, palla che tocca il ferro ed esce, negando la gioia dei primi punti in maglia bianco-verde all'ala palermitana, figlio d'arte Davide, figlio di Ivan Drigo, giocatore di grandissima esperienza, parentesi tra le altre qua in Sicilia, la pallacanestro Trapani. Adesso
responsabile del settore giovanile proprio del Green Basket Palermo. Guerra, si va da Giuseppe Caronna. Pallone per Buffelli, c'è stata una trattenuta da parte di Ferrarotto. Anche lui, così come Coach Condello, proveniente dalla Costa d'Orlando, che non si è iscritta al prossimo campionato di Serie B. Coach Condello, insieme a Ferrarotto e a Bolletta, ad implementare la quota Costa d'Orlando in maglia giallo-blu quest'anno. Buffelli, anche lui un passato nella Costa d'Orlando, cede a Bedetti che vuole fare a sportellate, col fisico riesce a prendere spazio, a trovare l'appoggio vincente al vetro, potenziale end one per l'ala in maglia numero 11. 12 punti di media l'anno scorso a Rimini. Potenziale end one e quindi possibilità di incrementare il vantaggio sul più 7. Realizza Bedetti, porta il green sul 13-6. Ferrarotto, ancora la Fidelia che attacca, si fa vedere Bolletta. L'attacco da parte dei Lasagni può essere letale da quella posizione. Lotta a rimbalzo che viene vinta da Davide Drigo e Green che può ripartire proprio con Filippo Guerra. Arriva il blocco volante da parte di Caronna, l'arresto nel cuore dell'area, lo scarico fuori per Drigo e poi prova a prendere posizione profondo. Esce Caronna dal mid range, primo ferro a negare il canestro al lungo nativo di Monreale. Ferrarotto imposta a lui l'azione quando mancano poco più di 3 giri d'orologio al termine di questo primo quarto. Ferrarotto si va da Bolletta, prova a sfidare in uno contro uno Bedetti, la palla esce fuori, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del green. Ci sarà dunque rimessa per la Fidelia Torrenova e 7 secondi sul cronometro dei 24 per andare a chiudere l'azione offensiva. Arriva un cambio, fuori Bedetti, dentro Edoardo Nicosia per coach Mazzetti, mossa speculare anche sull'altra panchina, fuori Simone Lasagna al suo posto, dentro con il numero 13, con il numero 8 scusate, Alberto Mazzullo. Serie di trattenute sotto canestro, a commettere il fallo credo sia stato Edoardo Nicosia appena entrato. E quindi cronometro dei 24 che si resetta a 14. Un po' più di tempo per la Torrenova per impostare dunque questa azione. Ferrarotto attacca Edoardo Nicosia, buona difesa da parte del numero 5, bravo però Ferrarotto a prendere spazio. Lotta a rimbalzo vinta proprio dal numero 5 Edoardo Nicosia. Filippo Guerra ora dall'altro lato, si fa vedere Caronna, prende palla profondo marcato da Mirko Gloria, porta a casa un fallo. Situazione di falli che dice di squadra, che dice 2 per Palermo, 5 per la Fidelia, quindi bonus esaurito. Ci saranno 2 liberi per Giuseppe Caronna. Stagione magistrale quella dell'anno scorso, 10 punti di media in 20 minuti di utilizzo, giunto alla terza stagione consecutiva in maglia green. Mette il secondo Caronna e porta il green sul più 9, 15-6. Adesso attacca la Fidelia con Perine che prova un canestro veloce, non riesce però a toccare il ferro, la palla esce fuori. Buona difesa qui da parte di Edoardo Nicosia che ha retto bene lo scivolamento difensivo. Altro cambio per il green, fuori Davide Drigo, dentro al suo posto il capitano Giuseppe Lombardo, chiamato anche quest'anno in un ruolo di leadership silenziosa. Minuti preziosi quelli giocati dal capitano, sempre pronto a offrire la sua esperienza, la sua leadership ai compagni, come in questo caso la gestisce per Caronna. Si va da Guerra, molto volitivo in questo inizio di gara, vuole giocare il pick and roll con Caronna, cambiano i giocatori di Torrenova, si avventura Filippo Guerra in quella che di fatto è stata una zona della squadra in maglia blu, perde palla e quindi toccherà difendere. 2.52 da giocare in questo primo quarto. Green
in controllo, quindi ci sei, non una pallacanestro bellissima da ambo i lati, ma ovviamente lasciamo tutti i benefici del dubbio, del caso a entrambe le squadre per questo rientro sul parquet dopo mesi di inattività e poche settimane di prova per quanto riguarda schemi, rotazioni e rodaggio in generale. Fidelli intanto accorcia sul 15-8, attacca il Grigna con Buffelli, si va da guerra, pronto sul cubo dei cambi Mirko Gentili, entrerà alla prima interruzione, Buffelli per Caronna, buona rotazione difensiva da parte di Bolletta che prova ad arpionare il pallone, bravissimo Caronna a gestire questo 1 contro 2 sotto canestro, trova una soluzione tutto sommato pulita, ma non è tanto questo quello che conta quanto l'ennesimo fallo ottenuto e conquistato sotto le planche che porterà il lungo di Monreale a tirare due liberi. Cambi per Palermo, cambi anche per Torrenova, per quanto riguarda il green fuori guerra, dentro Mirko Gentili, dall'altro lato fuori Gloria e dentro al suo posto numero 5 Galippo. Si abbassano i centimetri della squadra allenata da coach Condello, ovviamente nel momento in cui si fa difficoltà a trovare gioco si cerca di trovare un po' più di velocità ed esperienza e qualità nel trattamento di palla. Temporaneamente in campo Galipò, Ferrarotto, due playmaker e numero 15 Sebastiano Perin, una guardia però con non indifferenti proprietà di palleggio. Qui Galipò si avventura in un 1 contro 4 della foresta di maglie green e riesce comunque a lucrare un fallo. Buon fallo speso dalla difesa del green che è ancora lontana dal bonus. Tre falli di squadra in questo momento per Palermo, pronto a fare il suo esordio sul parquet al posto di Edoardo Nicosia anche il numero 17 Ieben Salem. Palla qui sporcata da Giuseppe Lombardo, l'ultimo a toccare è stato il capitano, ci sarà quindi rimessa per la Fidelia. Altro cambio, fuori Santiago Buffelli, dentro nuovamente Bedetti per Palermo. Tanti cambi ovviamente per provare a far entrare quanti più uomini in ritmo. 16-8 il punteggio. Galipò prende questo pick and roll e si arresta dal mid range, non riesce a trovare però il canestro. Dall'altro lato Mirko Gentili guarda un possibile passaggio sotto, poi preferisce ragionarci su. Arriva il fallo da parte di Ferrarotto che si è avvinghiato con capitano Lombardo. Differenze evidenti di chili e di centimetri. Sempre molto aggressivo Ferrarotto, giocatore interessantissimo, playmaker classe 2001. L'anno scorso 6.18 punti di media. Quello che è stato di fatto un anno che l'ha consacrato come un playmaker che non è soltanto aggregato da under in una squadra senior, ma che può dire ampiamente la sua nella categoria. Giuseppe Lombardo realizza il primo libero, buono anche il secondo. Green che pattuglia il vantaggio 17-8, scusate, che adesso diventa 18-8, quindi doppia cifra di disavanzo. Attacca Torrenova adesso con Bolletta, prova a farsi vedere Galipò, serie di blocchi a premiarne l'uscita, bello schema qui da parte della Fidelia che libera il tiro, numero 5 cresciuto nel vivaio dell'Orlandina, due punti che valgono quota 10 anche per Torrenova. Adesso Bedetti, pallone per Salem, si fa vedere ancora una volta Bedetti, palla sotto per Caronna che è bravo a mettere il pallone per terra, si avventura in uno contro due, non riesce a trovare i due punti ma arriva la correzione di un compagno a rimbalzo e Green che tocca quota 20 più 10, doppiata la Fidelia Torrenova, si fa vedere sull'angolo in questo momento, poi Bolletta per vie centrali, arriva il fallo commesso da Capitan Lombardo non durante il movimento di tiro, lo specifica l'arbitro, sarà quindi rimessa per Torrenova. Arriva un cambio, fuori Giuseppe Carone fa il suo esordio, anche il numero 29 Darian André, conoscenza illustre del basket siciliano, tante stagioni
di recente in maglia Liberta Salcom in Serie C, in questo momento non tesserato ufficialmente dal Green Basket ma aggregato in pianta stabile della prima squadra, e il regolamento della Supercoppa Centenario consente di schierare giocatori potenzialmente tesserabili secondo i requisiti espressi dall'NP, ma che di fatto ancora non sono stati tesserati, quindi i cosiddetti giocatori in prova, considerato a tutti gli effetti una sorta di esperimento di pre-season questo torneo della Supercoppa Centenario. Intanto va a guadagnare due tiri liberi Bedetti, molto volitivo sotto canestro, e Green, che pur non producendo tantissimo da un punto di vista del gioco, riesce comunque a mettere in apprensione la difesa di Torrenova, come in questo caso. Altro giro in lunetta, possibilità di ripristinare la doppia cifra di vantaggio. Non va il primo, quindi si resta sul più 8 per Palermo. Buono il secondo, ottavo punto della partita per Bedetti, che sta giocando una gara di grande sostanza fin qui. 75% il tasso di realizzazione dal campo. Dall'altro lato Torrenova, che prova ad aggrapparsi al talento di Gallipò. Bedetti, altro gran recupero, 16 secondi al termine del primo quarto. Bedetti vuole guardarsi intorno e non andare a conclusioni affrettate, si ragiona. Qui il consegnato per Lombardo per Mirko Gentili, 5 secondi sul cronometro, vuole inventare il playmaker in maglia 88, la cede a Giuseppe Lombardo con un tiro molto complicato, girandosi verso canestro, riesce a trovare i due punti. Finisce qui questo primo quarto, Green convincente, avanti 21-12 sulla Fidelia Torrenova. Ci fermiamo per qualche istante. Rientrati in campo per il secondo quarto tra Green Palermo e Fidelia Torrenova, primo quarto che si è chiuso con il punteggio di 21-12 in favore di Palermo. Attacca Torrenova e trova buon tiro tutto sommato con Bolletta, primo ferro a impedire alla cestistica di trovare ritmo una volta rientrati sul parquet. Gentili, si va a vedere Salem, pallone per Gentili, ancora Bedetti, attacca il ferro, viene chiuso da le maglie blu e gialle della cestistica. Ancora Bedetti deve inventare un passaggio allo scadere che viene convertito in canestro da Dario André, con qualche polemica da parte della Fidelia circa ovviamente il suono della sirena. Due punti convalidati che valgono il 23-12 per Palermo. Rimessa per la Fidelia Torrenova con numero 15 che riceve e organizza l'azione. Si va a vedere Gallipò sull'angolo, prova a farsi vedere sotto canestro Mazzullo. Adesso ancora un'invenzione da parte di Lasagni, che tira da tre punti. Non buono il tentativo, va a lucrare però un fallo. Così, rientrati live, qualche piccolo problema tecnico
passato soltanto un minuto di questo secondo quarto, 23-12 il punteggio, Green avanti, ha mantenuto la leadership in questo primo quarto, in questo secondo quarto. Adesso la Fidelia in attacco con due liberi, converte il primo Simone Lasagne, ne avrà a disposizione un altro. Intanto arriva un saluto da Pavia da parte di Stefania Vaghi, collegamento telefonico durante la telecronaca. Libero convertito da parte di Lasagne, punteggio che si assesta sul 23-14. Si alza la difesa di Torrenova che improvvisa una zone press tutto campo, arriva un cambio fuori bolletta, dentro numero 10 Mirko Gloria. Green chiamato ad affrontare questo pressing con Mirko Gentili che riceve, riesce a superare in uno contro uno il numero 69 Lasagne, porta a casa un fallo, tanto di meglio potesse aspettarsi. Continua a girare il conteggio dei falli per la cestistica, nello scorso quarto bonus esaurito praticamente dopo 5-6 minuti, che ha incrementato il proprio vantaggio anche grazie ai canestri a gioco fermo. Qui altra bella azione da parte di Bedetti in combinato disposto con il numero 17 Salem. La Green che vola sul 25-14. Adesso di prepotenza il numero 8 Mazzullo, porta a casa un fallo nel tentativo di avvicinarsi a canestro marcato da Giuseppe Lombardo. Gara fin qui molto frammentata, specie in questo secondo quarto, tanti falli, tante interruzioni, ritmi di pallacanestro come è normale che sia non altissimi. Attacca Torrenova in questo momento che cerca di sbracciare per accorciare il gap che la separa da Palermo. Qui bella virata da parte del numero 8 Mazzullo, un po' meno l'esecuzione, prende palla Bedetti che fa ripartire il Green. Adesso imposta Mirko Gentili, arriva il blocco di Davide Drigo, servito posizione di ala sinistra, Bedetti poi sotto canestro, viene anticipato con un fallo secondo l'arbitro dal numero 15 Sebastiano Perin. Situazione di post basso cercatissimo, Bedetti ha messo in grande difficoltà la cestistica. 25-14 il punteggio in questo momento. Bedetti autore di 8 punti, miglior scorer del Green Basket, secondo miglior scorer del Green Basket, preceduto soltanto da Giuseppe Caronna. 9 punti per il lungo di Monreale che dopo aver giocato 9 minuti nel corso del primo quarto sta riposando e raccogliendo l'energia in panchina. Intanto fallo in attacco chiamato credo ad Alberto Mazzullo, comunque un giocatore della cestistica torrenovese che ha provato a liberarsi, scusate, un giocatore del Green che ha provato a liberarsi in maniera irregolare sul tentativo di marcatura di un difensore della Fidelia Torrenova che adesso attacca in palleggio. Pallone fuori per Galipò, altro tiro dall'angolo che non manda a bersaglio il playmaker ex Orlandina, ex Vicenza. Qui da Rio André, casca sulla finta del numero 10 della Levante Torrenova e porta avanti il Green che riesce a chiudere in contropiede. Due facili, nono e decimo punto per Bedetti, Green che bolla sul 27-14. Adesso Torrenova, tiro dalla lunga distanza questa volta a bersaglio e formazione peloritana che rientra sul meno 10, 27-17, prova a replicare dall'altro lato con gli interessi Mirko Gentili, spazza subito quanto di buono fatto sull'altra parte del parquet qualche istante prima, la guardia il numero 88, 30-17, adesso buona difesa, qui forse arriva un fallo in attacco e così arriva la chiamata dell'arbitro su questo blocco in movimento da parte del numero 8 Alberto Mazzullo, chiamata abbastanza evidente da parte degli arbitri, e Green che prosegue nella sua mission di mantenere e rimpolpare il disavanzo, 30-17.
Sono passati 3 minuti in questo secondo quarto, Green è in controllo, finora viene servito Mirko Gentili, Santiago Buffelli, serie di blocchi a liberare proprio l'ala argentina che viene servito, finta di tiro, poi attacca la linea di fondo, ottimo taglio da parte di Bedetti che non trova il canestro ma trova l'ennesimo fallo subito di questa partita, altro giro in lunetta per l'ala in maglia numero 11. Giocatore di grande esperienza Bedetti, lo dicevamo prima, guardia alla classe 89, esperienza praticamente in mezza penisola nella serie cadetta, meglio Sant'Arcangelo, Ravenna, Cento, Pesaro, lo scorso a Rimini, stagione 19-20, 12 punti di media, giocatore versatile, bravissimo a trovare, ad attaccare il ferro, a farsi trovare pronto sui tagli come è avvenuto in questa occasione. Time out da parte di Torrenova per ragionare su questo secondo quarto, coach Condello non felicissimo ovviamente del rientro in partita dei suoi, dall'altro lato Green con coach Mazzetti che sta giocando con un giorcinismo, probabilmente con un po' più di concentrazione e con un po' di sostanza in più. Entrati live dal Palamangano, non sbaglia il primo Bedetti, avrà a disposizione un altro tiro libero. Sbaglia anche il secondo, si ferma a quota 10 Luca Bedetti, fin qui miglior realizzatore del Green, superato Caronna, a quota 9 punti, non ancora rientrato in campo in questo secondo quarto, c'è un fallo. Viene sanzionato al numero 8 Santiago Buffelli. Cambio per coach Mazzetti, fuori Bedetti, dentro Filippo Guerra. Ci saranno due tiri liberi per Giorgio Gallipò. 4 falli di squadra a testa per Green e Torrenova. 6 minuti e 34 secondi dalla fine del secondo quarto. Gallipò che ha affrontato il Green le precedenti esperienze in Serie B, lui che ha giocato in maglia Deco Caserta nella stagione 18-19, metà stagione disputata a Caserta, poi si è trasferito a Vicenza dove ha giocato anche nel corso della stagione 19-20, adesso è rientrato in casa base a due passi dalla sua città nativa, quantomeno da un punto di vista cestistico, come capo d'Orlando. Buffelli, qui il tiro di Davide Drigo, preso a fil di sirena, bravo Davide a prendersi la responsabilità di questo tiro, ma ancora più bravo a lucrare un fallo che gli garantirà una gita in lunetta. Cambio ordinato da coach Condello, fuori con numero 10 Mirko Gloria, al suo posto numero 12 Luca Bolletta. Torrenova che fatica poi di fatto a trovare un leader offensivo fin qui. Maggiori responsabilità sono venute dal numero 69 Lasagne, 6 punti per lui, poi 5 per Perin. Di fatto 2 per Gloria, 2 per Mazzullo, 3 per Gallipò che sta tirando 0 su 4 da 3 punti. Green che intanto prova ad incrementare il vantaggio, 31-18, 6 minuti al termine di questo secondo quarto. Ancora Torrenova, ma fa buona guardia il Green qui con Drigo e marcatura su Bolletta, qualche differenza di centimetri. Tiene botta Drigo che arriva a contestare
maniera eccellente il tiro a bolletta. Dall'altro lato riparte Gentili, buon pallone per Guerra, la finta di tiro, la finta di passaggio, si va da Dario André, ancora Guerra nel blocco di Dario André, il pallone per Dario che fa vedere ancora, nonostante l'età, di cosa sia capace all'interno del pitturato. Movimento d'antologia in virata e due facili che valgono il 33-18. All'altro lato Torrenova prova di forza a sfondare con Mazzullo. Arriva il fallo commesso da un giocatore del Green. Ci saranno due liberi per il giocatore della Fidelia. Sbaglia il secondo, numero 8 della Fidelia, quindi Green che può ripartire con Guerra, playmaker titolare designato da coach Mazzetti in questo inizio di stagione, quantomeno sulla base di questi primi minuti giocati. Intanto Mirko Gentili, escursione solitaria al ferro con due che valgono il 35-18, distanze che si fanno sempre più nitide, sempre più dense, quelle tra Palermo e Torrenova, adesso chiamata ad attaccare con il numero 15 Perin, porta a casa un fallo, però grande assente di giornata Vincenzo Di Vicaro. Non è entrato in campo, possiamo, dopo 15 minuti di gioco, possiamo supporre che non sia nelle migliori condizioni fisiche. Difficile tenere fuori il talento di Vince, giusto pensare a delle giustificazioni differenti rispetto a quelle che potrebbero essere delle scelte di natura tecnica. Ci auguriamo non si tratti di nulla di grave. Intanto Guerra porta lui avanti il pallone, marcato da Ferrarotto, cliente scomodo in difesa, molto fastidioso. Intanto Gentili con l'arresto all'altezza del gomito, Davide Drigo per il rientrante Caronna, solito movimento di potenza, poi sbaglia l'appoggio, bravo Guerra nel traffico a catturare questo rimbalzo, a garantire un altro extra possesso al Green, 9 secondi per ultimare l'azione. Vuole giocarsi questo mismatch Guerra, marcato da Bolletta, esitation, lo scarico fuori per Boffelli, bravissimo però Perin dall'altro lato a recuperare palle e andare a schiacciare con pochi sussulti su questo appoggio. Mirko Gentili per Boffelli, tutto solo, può sparare da 3 punti, primo ferro per l'ala naturalizzata italiana ma di origine ovviamente argentina. Dall'altro lato Perin con un tiro completamente fuori misura, precisione tutt'altro che rivedibile da un lato e dall'altro del campo, tanta frenesia e poca lucidità come è normale in una prima apparizione ufficiale tra le due squadre. Qui Mirko Gentili che di precisione, di condizione probabilmente ne ha un po' più degli altri, realizza dalla lunga distanza e porta il Green sul 38-22. Adesso distanze che si fanno molto interessanti per la formazione bianco-verde. Attacca ancora Torrenova con un'iniziativa rivedibile da parte di Perin, violazione di passi per il numero 15 che si sta sbattendo tanto in sede offensiva ma non riesce a trovare né tantomeno a dare continuità e ritmo ai suoi. Dall'altro lato Mirko Gentili, ultimo esordio per lui, giocate importanti, fate vedere la guardia con l'88, non male neanche il play, maglia numero 9, Filippo Guerra, due facili in arresto e tiro, Ferrarotto, serie di giochi di prestigio, lo scarico ancora fuori per Galipò, sbaglia, c'è il rimbalzo da parte di Mazzullo e quindi la possibilità per Galipò di rigiocare questo possesso. Pallone difficilissimo per Drigo, palla intercettato da Drigo, palla che però azione però viene fermata, ha ravvisato giustamente un tocco di piede e quindi si riprenderà con 14 secondi sul cronometro dei 24, palla a Torrenova sul 40-22 in favore di Palermo.
Simone Lasagni si incarica lui della battuta, cercato e trovato Giorgio Galipò. Un lavoro in marcatura su di lui da parte di Guerra, lo scarico per Bolletta, serie di finte, cambio di mano, va dentro e trova in appoggio due punti sopra la testa di Drigo. Adesso Guerra, esitazione, arriva il blocco di Caronna, si libera Guerra che poi anziché tirare cerca il tagliante Caronna. Palla non precisa, Caronna non nelle migliori di condizioni per ricevere il pallone, palla che finisce fuori e quindi possesso recuperato dalla Fidelia Torrenova. Due minuti e 30 al termine del primo tempo tra Green e Torrenova, attacca Galipò, si fa vedere Bolletta dalla punta, attacca una partenza a strappo, quindi un po' indeciso sul da farsi Mazzullo, la cede a Galipò, si fa vedere Lasagne, punta Mirko Gentili, vuole giocare in una situazione di pick and roll, poi di fatto va dal lato opposto, ancora Lasagne cercando e trovando il contatto, creando separazione, ne appoggia due al vetro per il meno 14, Guerra. Si fa vedere Buffelli che riceve sul lato opposto, pick and roll con Caronna, non lo cerca, figurarsi non lo trova ovviamente Buffelli, dall'altro lato Torrenova riesce ad appoggiare due facili in contropiede, momento no, col punto interrogativo per il Green, ci mette una pezza coach Alberto Mazzetti chiamando un time out, vorrà ovviamente dire qualcosa ai suoi, Torrenova che ritorna e ricoce sul meno 12, distanze non proibitive, distanze un po' allarmanti per quanto fatto vedere ovviamente dal Green che si è dimostrato in controllo, in pieno controllo della partita, giustamente vuole tamponare l'emorragia coach Mazzetti, time out d'ordinanza e noi ci fermiamo per qualche istante. Un minuto e 42 secondi al termine del secondo quarto tra Green Palermo e Fidelia Tornata interruzione, si ritorna sul parquet Green Basket Fidelia Torrenova 40-28, un minuto e 29 da giocare di questa prima giornata di Supercoppa Centenario. Mi ho detto in apertura di telecronaca, una manifestazione organizzata da Lega Nazionale Pallacanestro in, ovviamente in compagnia del settore agonistico FIP, 64, le 64 squadre ammesse a partecipare al campionato di Serie B 2020-21 si stanno dando battaglia in questa prima giornata. Squadre divise in 16 gironi da 4 squadre ciascuna per competenza territoriale. Green è inserito nel girone P insieme a Torrenova e Virtus Club Ragusa e Moncada Agrigento. La prima al termine di tre partite di sola andata classificata si affronterà le altre vincenti dei rispettivi gironi, ottavi di finale, poi Final Eight in programma nel weekend tra il 6, il 7 e l'8 di novembre. Qui deraglia l'attacco di Torrenova, palla recuperata da Palermo, 40-28, un minuto e 7 secondi al termine di questo primo tempo. Rimessa dalla propria metà campo affidata a Buffelli, si distende timidamente accennando una pressione offensiva a Torrenova, poi di fatto gioco che non riparte perché coach Condello
qualcosa da ridire all'arbitro. Colloquio coach Condello con Luca Attard di Priolo Gargallo, arbitri siciliani insieme ad Attard, arbitro Antonio Giunta di Ragusa. 40-28, ultimo giro d'orologio qui al Palamangano nel secondo quarto, servito Boffelli, riceve palla ancora una volta Guerra, ancora Boffelli, due ettari, due, qualche contatto di troppo ravvisato dall'arbitro ai danni di Mazzullo commesso da Caronna, e quindi fallo in attacco e possesso che gira alla Fidelia Torrenova. Col 69 Simone Lasagne ad organizzare l'attacco dei suoi, arriva il blocco di Mazzullo, blocco e riblocco, rolla dentro, una posizione scomoda, Lasagne, gran passaggio per Bolletta, poi si va da Perin, ancora Bolletta, bella azione qui da parte di Torrenova che si conclude con due che fruttano il meno 10, ritorna a contatto la formazione di coach Condello dopo essere stata distante anche 18 lunghezza, adesso sul meno 10 Green, 28 secondi al termine di questo secondo quarto, Davide Drigo va ad appoggiare ma viene morato dal numero 69 Lasagne, ancora Torrenova ormai in ritmo e in scia, trova un canestro importante da parte di Lasagne, vantaggio dilapidato dal Green che adesso deve ragionare per evitare di complicare ulteriormente la situazione. 40-33 sulle più 7, Guerra parte in palleggio, 3 secondi da giocare, deve inventare il playmaker ex back di Piacenza, pallone che sul tiro si infrange sul primo ferro, Green che ha di fatto ceduto qualcosa ovviamente contro i desideri di coach Mazzetti a Torrenova in prossimità di fine, nella fine di questo secondo quarto. Torrenova che ha avuto caparbietà nel rientrare a contatto, finisce 40-33 il primo tempo di questa prima giornata di Supercoppa Centenario. Sì, avremo sicuramente molto da commentare, una partita viva tra Green Palermo e Torrenova in questo derby, in questo rientro sul parquet per la Serie B targata Old Wild West. Noi ci fermiamo per l'intervallo, ci ritroviamo per il secondo tempo qui live dal Palamangano tra Green Basket Palermo e Fidelia Torrenova. Eccoci rientrati live dal Palamangano per questa prima giornata di Supercoppa Centenario, Lega Nazionale Pallacanestro, Old Wild West, Green Basket Palermo da un lato, Fidelia Torrenova dall'altro, primo tempo che si è concluso col punteggio di 40-23 in favore degli uomini di coach Mazzetti. 40-33, rettifico il punteggio, primo tempo condotto per larghi tratti da Palermo che è arrivato a maturare anche un vantaggio di 18 lunghezze nel finale di secondo quarto. Torrenova che è rientrata, è ritornata sotto chiudendo sul meno 7, quindi tanto equilibrio il dato di partenza di questo terzo quarto. Green leggermente più in palla rispetto a Torrenova nel corso dei primi due quarti, vedremo cosa ci riserverà questa prima giornata di Supercoppa. Attacca il Green con Guerra, serie di palleggi sotto le gambe, prova a smarcare con un passaggio Boffelli che prende il tiro in uscita dal blocco, non riesce però a trovare il bersaglio grosso, riparte Torrenova dall'altro lato, si fa vedere col numero 10 di Mirko Gloria, palleggio di potenza, movimento in avvicinamento al canestro che porta i primi due di questo secondo quarto. Ancora Guerra che attacca, marcato da Ferrarotto, cliente scomodo in marcatura, al passaggio per Drigo che prova e trova Giuseppe Caronna, viene accerchiato da Lasagne e Ferrarotto, porta a casa un fallo il gigante di Monreale. 9 punti per Caronna realizzati tutti nel corso del primo quarto, 3 su 6 ai liberi, 3 su 4 il dato invece, il tasso di conversione dal campo in 14 minuti di utilizzo. Anche due rimbalzi per Caronna, secondo miglior realizzatore dopo Bedetti, a quota 10 punti segnati, 8 punti anche per Mirko Gentili, buon esordio della guardia in maglia numero 88. All'altro lato per Torrenova, 13 punti di Lasagne, si è caricato lui la squadra sulle spalle in chiusura di secondo quarto, qui fallo sanzionato all'ex di giornata Davide Drigo nel tentativo di prendere posizione sotto canestro, mima il gesto l'arbitro effettuato da Drigo
Rigo per smarcarsi, ha sbracciato troppo, in maniera troppo evidente, quindi contatto che punisce l'ala arrivata quest'estate, ritornata quest'estate a Palermo, lui che è un prodotto del settore giovanile della Leonardo da Vinci, società satellite del Green Palermo per la stagione 2020-2021. Vedetti, marcatura sul numero 10, Gloria, altro movimento di potenza, chiude poi quel semigancio sinistro, movimento vecchia scuola per il classe 95, e Torrenova che rientra sul meno 3 seguendo l'inerzia maturata sul finale del secondo quarto. Guerra dall'altro lato ne mette due che consentono al Green di trovare ossigeno e respiro dopo minuti molto complicati. Ancora Torrenova con Ferrarotto, vuole sfidare in uno contro uno Drigo, primo passo bruciante da parte di Ferrarotto che non trova il canestro ma trova il fallo. Andrea Lunetta con due tiri liberi. Vuole affidarsi all'esperienza di capitano Lombardo, coach Mazzetti, pronto ad entrare il capitano in luogo di Davide Drigo. Prestazione opaca fin qui da parte di Santiago Boffelli, lui che l'anno scorso è stato il miglior realizzatore di Torrenova. 16,65 punti di media d'incontro, ancora fermo a quota 0 punti realizzati in questa prima giornata, ovviamente sorvegliato speciale dei suoi ex compagni di squadra. Rimbalzo sull'errore al libero di Torrenova che porta a la transizione guidata da Guerra, c'è un'interruzione del gioco chiamata agli arbitri, esce dal campo dolorante Giuseppe Lombardo, sembra aver subito un colpo in prossimità della spalla, della clavicola, adesso assistito dal medico sociale Roberto Mantia e dal fisioterapista Ruggero Giunta. Speriamo non si tratti di nulla di grave, probabilmente un colpo all'altezza della zona cervicale, si tocca dolorante il collo e la spalla. Vedremo se sarà in grado di proseguire la gara, ci auguriamo ovviamente di sì. Intanto Davide Drigo ricacciato sul parquet, proprio lui che era stato sostituito qualche istante prima per lasciare il posto al capitano Lombardo, subisce fallo e quindi 16 secondi sul cronometro a disposizione del Green per ultimare questo possesso sopra di 5 lunghezze, 4-2-3-8, brutta rimessa e Torrenova che può ripartire, ma poi fa una cosa ancora più brutta, si contendono un passaggio due giocatori della Fidelia, pallone che di fatto finisce fuori, è sprecata una potenziale transizione offensiva. Si riparte dunque dal Green che attacca con Guerra, pallone per Bedetti, ricezione un po' pericolante, restituita a Guerra la sfera, adesso Caronna molto lontano dalla canestro, lì dove non può essere pericoloso, cerca e trova Bedetti che vuole fare a sportellate contro il numero 69 Lasagne, buona difesa qui da parte di Torrenova che viene fermata un'altra volta con una chiamata, o meglio una lettura che porta alla perdita del possesso, palla accompagnata fischiata al numero 15 Sebastiano Perin. Torrenova che sta facendo molto bene in difesa, soprattutto a livello di mentalità, di sguardi, di atteggiamento posturale, di body language, come direbbero in altri, come si direbbe in altri contesti. Green che sta un po' faticando a trovare canestri e punti dal campo, lo fa in questo momento con i primi due di Boffelli che si iscrive a referto un po' tardivamente ma in un momento psicologicamente molto importante, delicato per Palermo, adesso avanti 44-38, ancora Torrenova con Lasagne, prende la via di fondo, cambiano i due difensori del Green su questo pick and roll, adesso servito Bolletta sotto canestro, si gira molto bene, poi prova la soluzione in reverse, la cattura Bedetti, gira in corsa con cui si libera dell'avversario, ancora Bedetti, lo scarico per Boffelli, catch and shoot da tre punti, parzialone di Santiago Boffelli, 5 punti, prima da 2, poi anche da 3, in un attimo si sveglia il Green, si sveglia l'uomo immagine, candidato uomo immagine di questa stagione, 47-38, e Green che ritorna sul più 9 dopo momenti di apprensione. Time out chiamato da coach Condello, contento a metà, da un lato soddisfatto ovviamente del lavoro fatto in difesa, eccezione fatta per questi ultimi due possessi, dall'altro lato ha sprecato tanto la Torrenova sui possessi recuperati, è riuscita a convertire due transizioni offensive che avrebbero potuto ribaltare virtualmente
sicuramente l'esito dell'incontro fino a questo momento. Green, rientrato in controllo, si affida ad un Boffelli che sta trovando mano a mano fiducia e responsabilità dal campo su il mini parziale, il mini break a tinte bianco-verdi, 47-38 con 7-14 da giocare in questo terzo periodo di questa prima giornata di Supercoppa Centenario. Squadre nuovamente in campo, 47-38 il punteggio che vede avanti Palermo su Torrenova, che adesso attacca con Ferrarotto. Gestisce lui l'azione della Fidelia. Serie di palleggi, deraglia Guerra, deraglia anche Ferrarotto, riesce comunque a mantenere il possesso del pallone, che viene ceduto al numero 15 Sebastiano Perin. Conclusione da tre punti, un po' in affanno, ma che rimette nuovamente in carreggiata la formazione allenata da coach Condello. 47-41, 6-47, Boffelli cede a Bedetti. Adesso vediamo in questa versione fuori dal pitturato, dopo che ha giocato tanti possessi in post basso, qui Drigo forse subendo anche il contatto ne deposita due appoggiandosi al ferro e fa 49-41. Ancora Torrenova con Ferrarotto, organizza lui l'azione, si fa vedere Lasagne che esce dai blocchi e poi conquista la posizione di punta, si fa vedere Perin, serie di palleggi, marcatura su di lui Boffelli, arriva il cambio sul pick and roll, può attaccare Caronna, quindi numero 15, palla fuori per Bolletta, grande difesa qui del Green, un po' di opacità in attacco da parte di Torrenova, che non è riuscita a trovare una soluzione facile, a sfruttare soprattutto il cambio sul pick and roll. Il grande merito va a Caronna per aver resistito lui da centro in difesa molto lontano da canestro. Bedetti qui servito con un pallone che ha sorpreso di una difesa non ben piazzata di Torrenova, c'è stato però l'errore, siamo già all'altro lato con Ferrarotto che trova sullo scarico Perin, scusate, si saltava di Lasagni, dall'altro lato Guerra va da Boffelli, l'arresto è tiro da tre punti, Santiago Boffelli viene rettificato, non è da tre ma da due, piede sulla linea per l'ala argentina e Green che trova nuovamente il più 10, 51-41, gran recupero qui da parte della Green, non viene perfezionato, viene fischiata una palla a 2, quindi bisognerà guardare la freccia che in questo caso molto ingiustamente premia la Fidelia Torrenova, ingiustamente in termini puramente di regolamento. Tutto sarebbe bello vedere la palla a 2 stile americano su queste situazioni di palla contesa, invece si deve affidare alla decisione della freccia. Comunque questo ovviamente non toglie nulla al buon lavoro difensivo fatto da Giuseppe Caronna, che si sta spendendo molto in queste situazioni di cambio su pick and roll a difendere sull'esterno della squadra avversaria, quindi molto lontano dalla sua comfort zone, sta facendo valere una grande rapidità di gambe, qui rapidità di gambe la dimostra anche Davide Drigo su questa scippata da dietro, il lancio in transizione per Bedetti, stoppata sontuosa da parte di un giocatore della Fidelia, poi c'è un contatto irregolare sanzionato a Guerra, una stoppata da un lato, una stoppata dall'altro, difese decisamente meglio rispetto agli attacchi, soluzione presa in prestito dal calcio ma che rende molto bene l'idea di due squadre che non si stanno risparmiando in termini di colpi ma che ancora, come è normale che sia, non stanno esprimendo la loro miglior pallacanestro in questa prima uscita stagionale. Attacca Torrenova con Bolletta, può prendersi questo tiro da tre punti ampiamente nelle sue corde, non va, rimbalzone da parte di Caronna, Guerra a guidare la transizione, predica calma ai suoi, vuole
giocare pick and roll sul lato con Caronna, che adesso viene marcato da Bolletta. Ancora Guerra di forza, prova la penetrazione, porta a casa un fallo. Leggendo bene la difesa della Fidelia. Arriva un cambio per coach Condello, fuori il numero 10 Mirko Gloria, al suo posto il numero 8 Mazzullo. Se non ho visto male, si tratta del quarto fallo personale per Mirko Gloria, da qui la scelta ovviamente di coach Condello di correre ai ripari con un cambio. Boffelli riceve questo pallone infastidito in ricezione da Perin. Adesso Guerra marcato da Bolletta, l'arresto e tiro dal mid range, pallone che rimbalza sul secondo ferro. Perin, il pallone per Bolletta che va ad appoggiare, realizza e porta a casa un fallo commesso da Caronna. Ci sarà quindi potenziale gioco da tre punti. Fallo sanzionato al numero 6, Davide Drigo, non Giuseppe Caronna. Pronto a rientrare sul parquet intanto Giuseppe Lombardo. Time out improvvisato a bordo campo con coach Condello che ha chiamato clandestinamente i suoi a raccolta per dare delle indicazioni in questa sessione di cambi. Fuori Drigo e Bedetti, al loro posto dentro Mirko Gentili e Capitan Lombardo, che continua a toccarsi in prossimità della zona cervicale per la botta subita in precedenza, ma vedendolo in campo probabilmente non si tratta di nulla di particolarmente grave. Ci sarà un libero per Bolletta e la possibilità per il giocatore Scolapatti di ricucire sul meno 7, cosa che fa realizzando il libero, portando dunque la Torrenova sotto di 7, 51-44. Lombardo, il consegnato per Guerra, poi preferisce dare il pallone a Gentili. Si apre Giuseppe Lombardo da tre punti con spazio, primo ferro, palla che non va, ma c'è un giocatore a terra per la Fidelia. Si lotta per il possesso con Giuseppe Lombardo che va a lottare con Alberto Mazzullo. Si lamenta coach Condello perché non è stato interrotto il gioco su un colpo subito al volto, credo da Lasagne. Arriva il medico sociale Roberto Monti a sincerarsi delle condizioni del giocatore della Fidelia. Ecco, probabilmente avrebbero potuto valutare come grave il colpo subito da giocatore di Torrenova i due arbitri, interrompere il gioco, trattandosi peraltro di colpo subito in volto. Si rialza Simone Lasagni, nulla di grave, rientra in panchina, si sincera delle sue condizioni fisiche lo staff di Torrenova presente in panchina. Palla 2, l'ultimo dato certo da cui ripartire, e di conseguenza dovrà essere consultata la freccia che, così come qualche istante fa ha premiato Torrenova, adesso premia Palermo. Rimessa laterale affidata a Mirko Gentili, fin qui 8 punti per la guardia in maglia numero 88, giocato in maglia green nella stagione 2016-2017 in Cisilver, una stagione bellissima disputata dal Green che si è conclusa poi con l'ammissione a partecipare l'ammissione al campionato di Serie B 2017-2018. Mirko 12 punti di media in quella stagione, poi annate disputate lungo la penisola tra Valmontone, Ruvo di Puglia e Formia, l'ultima stagione 12,7 punti di media a partita in Serie B. Qui intanto Torrenova che attacca, faccio esordio in campo Gianmarco Romagnolo, la cede a Bolletta che viene stoppato regolarmente da Caronna, gioco che prosegue nonostante la sirena. Bolletta va da Caronna che però viene sanzionato con un fallo per aver spinto il proprio avversario nel tentativo di prendere posizione, poi gesto di frustrazione da parte di Caronna che scaglia il pallone sul fondo del campo, e quindi tecnico al lungo palermitano. Ci sarà un libero per la Fidelia, coach Mazzetti giustamente d'esperienza fa accomodare il proprio giocatore numero 27 Caronna per evitare guai ulteriori. È mandato in campo maglia numero 29 Dario André, libero che verrà tirato da Luca Bolletta.
stata stagione maglia Costa d'Orlando per Bolletta, tante stagioni qui in Sicilia, a Patti soprattutto. L'anno scorso 9 punti di media. Una stagione non brillantissima della Costa d'Orlando. Possesso della Fidelia dunque dopo il fallo tecnico, numero 0 Ferrarotto che riesce a liberarsi la marcatura di Gentili, premiato qui sul taglio il numero 60, il numero 15, scusate, Perin, nel deposito a 2 a canestro e consente a Torrenova di rimanere in scia. 51-46, attacca Guerra, prova a farsi vedere Buffelli, questo taglia dentro, ci si riprova con Gentili sempre su quella porzione di campo, lo scarico per Dario André, poi Buffelli, tanti centimetri sotto canestro per il green. Ci deve provare Mirko Gentili con un tiro allo scadere senza aver organizzato granché, poi Dario André deraglia su Bolletta, commette fallo. Momento nì per Palermo che non riesce a trovare la fluidità offensiva dimostrata nel corso dei primi due quarti, sta resistendo ai tentativi di ricucire lo scarto da parte di Torrenova, ma in questo momento partita che sembra molto in bilico, saranno altri due liberi, situazione di bonus raggiunta e dunque gita dalla lunetta per Bolletta, va a realizzare il primo, verrà di posizione un altro. 3 falli di squadra invece per Torrenova quando mancano 3 giri d'orologio al termine del terzo quarto. Realizza anche il secondo Bolletta e fa 5-1-4-8, meno 3 Fidelia sul Green Basket Palermo, che attacca con Mirko Gentili, chiama lo schema dalla panchina coach Mazzetti, si fa vedere Bedetti, poi Giuseppe Lombardo, ancora Bedetti che deve inventare in 1-3, semigancio, layup che garantisce il più 5 a Palermo. Adesso Ferrarotto, arriva il fallo da parte di Ben Salem, alla classe 2001 proveniente dal vivaio dell'Anzio Basket, esperienza anche a Latina e l'HSC Roma, l'anno scorso in C-Gold 7,5 punti di media. Fallo che in virtù del bonus esaurito porta Ferrarotto a tirare due liberi. Buono il primo per il playmaker classe 2001. Non buono il secondo, si resta sul 53-49, ma il rimbalzo è catturato dalla cestistica che può implementare il momento di proiezione offensiva, non lo fa perché sbaglia dall'arco Sebastiano Perin, quindi Gentile a predicare calma, prende il blocco di De Andrea, meglio lo aggira, preferisce andare all'altro lato su Peppone Lombardo, pallone per Salem, adesso Bedetti attacca il ferro, il pallone sotto canestro a cercare Dario André, non va, commesso fallo se non sbaglio da Bedetti, polveri bagnate per il green, qualche problema in sede offensivo, non tanto in termini di esecuzione ma proprio in termini di idee, di movimento, di ritmo. Vuole ragionarci su coach Alberto Mazzetti. Green che dopo questa prima giornata giocata al Palamangano di Supercoppa dovrà affrontare due partite in trasferta, domenica 18 ottobre in casa del Virtus Club Ragusa al Palapado ore 18 e poi domenica 25 la terza e ultima giornata del gironcino di qualificazione di questa Supercoppa. Scenderà in campo il Green Basket Palermo il 25 ottobre al Palamoncada contro Agrigento. Quindi inserito nel girone P insieme appunto a Torrenova, Ragusa e Agrigento, che poi saranno le quattro rappresentanti della Sicilia nel girone B di Serie B 2020-2021. Anche qui anche per quest'anno una trasferta all'insegna di tanti viaggi, di tante trasferte, perché il Green è stato inserito insieme alle altre formazioni siciliane in un girone comprendente squadre provenienti da Emilia Romagna e poi sostanzialmente Lombardia, quindi anche per un altro anno qualche dubbio relativo alla competenza e alla suddivisione territoriale che inevitabilmente andrà a penalizzare
la società bianco-verde. E Green, che dopo questa prima giornata di Supercoppa tornerà a giocare al Palamangano il 22 novembre per la seconda giornata di campionato contro la Juve Cremona alle ore 17. Esordio in campionato invece previsto sabato 14 novembre sul campo della Corona Piadena alle ore 21. Siamo focalizzati su questa prima giornata. Green che sta subendo un po' le avanzate della Fidelia Torrenova, che piano piano sta recucendo il margine di disavanza, adesso sotto di 2 punti. Green 53, Fidelia Torrenova 51. Mirko Gentili si va da Salem sotto canestro. Bedetti viene ben chiuso, lo scarico fuori per Giuseppe Lombardo, che deve inventare, deve provarci a lunga distanza. Recupera bene palla Salem, poi ci prova Santiago Boffelli, qui Mirko Gentili, ancora Boffelli, tutt'altro che una bella pallacanestro vista fin qui. C'è però la sostanza, che corrisponde ad un fischio da parte dell'arbitro, che di fatto agevole il Green dopo un possesso tutt'altro che bello da vedere, e Boffelli andrà in lunetta con 2 liberi, di vitale importanza per mantenere distacco da Torrenova. Parziale in questo terzo quarto che dice 13 Palermo, 18 Torrenova, 19-21 il parziale del secondo, 21-12 il parziale del primo andando a ritroso, quindi Green che di fatto sta cavalcando il disavanzo maturato e creato nel corso del primo quarto, in cui ha meglio giocato questa prima giornata. Ferrarotto attacca il pick and roll, bravo Bedetti a farsi trovare pronto, adesso Bolletta ci può provare dalla lunga distanza, il numero 15 Perin. Ferrarotto poi prova, nonostante l'altezza proibitiva, una correzione in schiacciata che non va a buon fine. Pallone qui per Giuseppe Lombardo, l'arbitro su questo contatto tra Salem e il numero 8 Mazzullo ci pensa per qualche istante, all'inizio sembrava stesse per fischiare sfondamento, poi sanziona il fallo del numero 8 in maglia blu e di conseguenza altri 2 liberi per Palermo, in questo momento avanti di 3 lunghezze con 1 minuto e 20 secondi da giocare circa. Sbaglia il primo Salem. Buono il secondo, Green che si porta sul più 4, quindi 2 possessi avanti. Fidelia che attacca con Ferrarotto, vuole il blocco di Mazzullo, attacca con la mancina, poi si va da Bolletta che mette palla per terra, l'arresto del mid range, tiro marchio di fabbrica di Bolletta, recupera palla Salem che va in contropiede, la palla per Boffelli dall'angolo, primo ferro, tiro molto corto per Boffelli, e Fidelia che riparte con Giuseppe Lombardo che riesce a infastidire la conclusione nella transizione offensiva di Fidelia. Tanti errori da un lato e dall'altro, tante energie che di fatto vengono a mancare in questo primo appuntamento, serviranno nervi saldi e ritrovare un pizzico di lucidità da ambo le parti. Qui Gentili fa girare il pallone, attacca Boffelli, palla per Salem, lo scarico per Bedetti, conclusione difficile che non trova il fondo della retina, dall'altro lato stoppatore di Boffelli sul tentativo di penetrazione di Gianmarco Romagnolo. Lo dicevamo in precedenza, tanti errori da un lato e dall'altro, poca lucidità, poco cinismo sotto canestro. Partita che comunque resta assolutamente godibile, grande equilibrio, 5-5, 5-1, ultimo possesso di questo terzo quarto che sarà gestito da Torrenova, che avrà a disposizione 18 secondi e 8 decimi per trovare un gioco offensivo. Attacca Ferrarotto, arriva il fallo da parte di Bedetti, fallo che penalizza il Green considerando la situazione di bonus, ci danno 2 liberi e quindi possibilità di
andare a rosicchiare ulteriormente questo gap. Esce intanto Salem, entrano ed esce anche Bedetti, entrano al loro posto Guerra e Caronna, due liberi per Ferrarotto. Dovrebbe trattarsi del terzo fallo, sì, per Bedetti. Situazione di falli, dice 3 per Bedetti, 3 per Lombardo, 3 anche per Caronna e André. Intanto Ferrarotto mette il primo e porta Torrenova sul meno 3, 5-5-5-2, buono anche il secondo, 5-5-5-3. Adesso 15 secondi per il green per organizzare la manovra offensiva in chiusura di terzo quarto. Qui pone Lombardo la finta, il tiro con 5 secondi dal cronometro sul, per terminare questo terzo quarto. Ferrarotto all'altro lato con un tiro allo scadere o quasi, non va. Un errore da un lato, un errore dall'altro, scelta un po' avventata forse quella di Peppone Lombardo di provare un tiro comunque difficile con pochi secondi da giocare. Non ha punito Ferrarotto con una conclusione ovviamente sulla carta altrettanto difficile. Finisce quindi anche questo terzo quarto equilibrato come non mai, seguendo la scia un po' di quello che è stato il copione della fine del secondo quarto, con una Torrenova che sta provando lentamente a rientrare in partita, lentamente a rosicchiare lo scarto. Di fatto partirà con 10 minuti a disposizione per provare ovviamente a scalfire la leadership di Palermo. 5-5-5-3 il punteggio, green avanti di due sole lunghezze. Ci fermiamo per qualche istante e poi rientriamo live con gli ultimi 10 minuti di partita. Al via gli ultimi 10 di Green Basket Palermo, Fidelia Torrenova, prima giornata di Supercoppa, green avanti di 2 su una Fidelia che sta lentamente mettendo sempre più in difficoltà la formazione di coach Mazzetti, che in questo momento attacca un pallone improbabile cercato dal numero 10 Gloria. Arriva poi il tentativo sempre il numero 10 che non va a bersaglio, rimbalzo catturato da Caronne, green che può ripartire affidandosi alla regia di Guerra, servito Lombardo, poi ancora Guerra, pick and roll con Caronna, ancora Lombardo, chiama il consegnato a Mirko Gentili che sale, si fa vedere sotto canestro per pone Lombardo, un mismatch evidente che però non viene sfruttato, tanti passaggi di fatto poco funzionali per la produzione di un buon tiro. Si finisce con un'invenzione di Guerra basato alla fortuna, un semigancio di sinistro all'altezza del gomito, due punti che il Green si prende e come volentieri. 5-7-5-3 adesso Torrenova che attacca con Ferrarotto. Vuole giocarsi quest'uno contro uno marcato da Guerra, penetrazione mancina, arresto e tiro nel cuore dell'area, esecuzione di una pulizia magistrale per Ferrarotto, che è veramente un cambio di passo non indifferente, penalizzato in quanto a statura, ma veramente sa giocare a pallacanestro, lo si vede dai suoi movimenti sul parquet. Intanto Guerra, pallone a cercare Caronna sotto canestro marcato da Ferrarotto, un gap, un disavanzo di circa una quarantina di centimetri. Lo sfrutta Caronna per guadagnare il primo fallo di questo quarto ed ultimo quarto. Rimessa dal fondo con Mirko Gentili che serve Capitan Lombardo. L'arresto e tiro uscendo dai blocchi. Due punti che valgono il 5-9-5-5. Green partito bene in questi ultimi 10. Ancora secco Torrenova che adesso ci prova con Ferrarotto che va a realizzare altri due, ovviamente non era secco Torrenova perché già c'erano stati due punti da parte di Ferrarotto, va a segnarne altri due, quindi botta e risposta, si resta nuovamente sul, si ritorna nuovamente sul meno due per la Fidelia, che attacca adesso con Boffelli, qualche problema in marcatura, riescono a ritrovare le giuste misure gli attaccanti, i difensori, scusate, della Fidelia. Green che trova un tiro tutto sommato accettabile, pulito con Caronna dal mid range, che però non trova il fondo della retina. Ancora Ferrarotto, è lui l'uomo leader di questo quarto quarto per la Fidelia, commette un errore, viene stoppato da Mirko Gentili che prova ad andare in transizione, va fino in fondo, appoggia
non riesce però neanche lui a trovare due facili, riesce comunque a recuperare un rimbalzo prezioso che assicura tempo ed ossigeno per ragionare su un'altra azione offensiva. Guerra in penetrazione, lo scarico per Mirko Gentili che ci prova da tre punti, e questa volta sì, Mirko Gentili realizza, restituisce un vantaggio di 5 lunghezze a Palermo, 6-2, 5-7. Ancora Torrenova, questa volta con Perin, cercato sotto canestro Mazzullo, quello che viene respinto dal ferro. Adesso momento di inerzia positiva per Palermo con Giuseppe Lombardo, riceve, la rispedisce al mittente con Guerra che prova ad organizzare, ancora capitano Lombardo che c'è shoot da tre punti, tiro a rompere gli schemi che è proprio una caratteristica in positivo ovviamente di capitano Lombardo. Questa volta non va, punisce Torrenova con un contropiede all'altro lato del campo, 6-2, 5-9. Adesso Gentili, Guerra, si va ancora da Santiago Buffelli che c'è shoot da tre punti, canestro buono per Santiago Buffelli, partita fatta di luci e di ombre, forse più ombre che luci, ma quando si accendono le luci brillano, e come per Santiago Buffelli, tripla di importanza capitale a 6 minuti e 27 secondi dal termine di questa partita. Green avanti 64-59, time out chiamato da coach Condello. ...64-59... da due punti giudicato il tiro di Santiago Buffelli, stando al recap del netcasting di Lega Nazionale Pallacanestro. Assist di Guerra, immediato timeout chiamato da coach Condello, con Torrenova sotto 9-6... il parziale di questo quarto ed ultimo quarto, 6 minuti e 27 da giocare al termine di questa prima giornata di Supercoppa. Attacca Torrenova con Ferrarotto, si fa vedere Perin, pensa un attimo al tiro, poi preferisce prendere il blocco di Mazzullo, si fa vedere Gloria, lo scarico fuori, ma c'è una difesa super competente da parte di Lombardo che consente a Guerra di ripartire. Scarico per Buffelli, palla dentro per Caronna sul pitturato, bel movimento da parte di Caronna che non riesce a trovare il canestro, poi si avvinghia con Luca Bolletta. Un po' nervoso Caronna, ma c'è stato nulla di eccessivamente falloso da parte del lungo di Monreale che ha provato a catturare il rimbalzo, ci ha messo un po' di veemenza. Bravo Bolletta a capire la situazione e non reagire. Si danno un 5, adesso i due. Tanti anni da avversari, ma anche compagni se non vado errato. Caronna e Bolletta, sicuramente due volti noti del panorama cestistico siciliano. Si riprenderà con una rimessa da fondo campo per Torrenova, si incarica della battuta Perin che chiede proprio a Bolletta di avvicinarsi per dare una mano in ricezione. Ferrarotto riesce a liberarsi dalla marcatura di Guerra senza troppi patemi, la porta lui oltre la metà campo. Va a vedere Gloria sotto canestro, serie di palleggi, arresto di potenza, lo scarico per Perin, ancora Gloria, il tiro dalla media distanza non va, rimbalzo prezioso catturato da Gentili, vuole organizzare lui l'azione,
Capitano Lombardo, la finta di consegnato, mette palla per terra, la partenza però è viziata dall'infrazione di passi. L'arbitro segnala, assegnando il possesso a Torrenova. 5:30, siamo arrivati quindi quasi a metà di questo quarto. Ancora Ferrarotto, marcato da Guerra. Porta lui avanti il pallone, arriva il blocco di Gloria, poi pallone per Mazzullo, Perin fa buona guardia, capitano Lombardo, un po' meno Mirko Gentili, non si sono capiti su questo cambio in una situazione di pick and roll, quindi che prende canestro per vie interne, Torrenova che ritorna sul meno 3. Attacca Guerra, prova a farsi vedere Caron che riceve in posizione di punta molto lontano dal canestro, adesso Boffelli, situazione di pick and roll, rolla dentro Caron. Finta e poi appoggio, sbaglia, riesce a correggere lui stesso l'errore. Tapin che vale il 66-61. Ancora Torrenova con Perin, momenti cruciali di questa partita. Prende uno sfondo Lombardo, non viene sanzionato. Passano una manciata di secondi e lo prende Buffelli, bravo a mantenere una posizione legale di guardia sul movimento a smarcarsi di un attaccante della Fidelia. Palla recuperata d'esperienza da parte del Green, anche lui in doppia cifra Buffelli, insieme autore di 10 punti, in doppia cifra per Palermo anche Caronna e Gentili con 11 marcature, 12 per Bedetti in questo momento in panchina con 4 falli a referto. Vediamo se troverà spazio in questi ultimi minuti di quarto. In questo momento il Ghent sembra aver trovato una sua dimensione. Che passaggio a vuoto però c'è sempre, in questo caso Peppone Lombardo con la palla persa, il suo tentativo di servire in backdoor un compagno di squadra. Ferrarotto 6-6-6-1 dall'altro lato per completare il discorso marcature. Punti concentrati nelle mani di pochi per la Fidelia, 17 per Perin, 10 per Bolletta e 13 per Lasagne, poi 8 per Ferrarotto, 6 per Gloria, 4 per Mazzullo e 3 per Galipò, quindi 3 uomini in doppia cifra pesante per la Fidelia, che avrà a disposizione una rimessa dal fondo con 4:17 da giocare. Si incarica della battuta come spesso avviene Ferrarotto, serie di blocchi premiato in questo caso Perin con un tiro dalla media abbastanza facile, fa i capricci però il pallone viene sputato fuori dal ferro, ultima a toccare poi nella contesa a rimbalzo un giocatore in maglia blu e quindi Green che avrà a disposizione il possesso offensivo. Va Guerra a gestire la manovra, il passaggio per il capitan Lombardo, si fa vedere ancora una volta Guerra, arriva il blocco di capitan Lombardo che adesso prova a prendere posizione sotto canestro, viene toccato il pallone da Bolletta su questo tentativo di passaggio di Mirko Gentili e quindi ci sarà rimessa laterale per Palermo. Si fa vedere Buffelli che prova crearsi spazio per il tiro, poi preferisce cedere la sfera a Guerra, 3 secondi per ultima relazione, palla non molto decisa per Caronna, perde palla il Green e arriva un cambio annunciato in precedenza, fuori Guerra, dentro Bedetti, 4 falli a referto, dovrà stare attento in sede difensiva l'ala ex Rimini. Si va a vedere sotto canestro per la Fidelia Bolletta, il pallone schiacciato in angolo per Gloria, buona difesa da parte di Caronna, non giudicata tale da parte dell'arbitro, probabilmente un po' in ritardo la presa di posizione di Caronna, movimento irregolare, è andato a franare sulla penetrazione di Mazzullo che in questo momento rimane dolorante a terra in prossimità della struttura del ferro. Forse una botta ricevuta all'altezza del ginocchio, dovrebbe trattarsi del quarto fallo personale per Giuseppe Caronna, adesso a colloquio insieme a Buffelli con coach Mazzetti sul da farsi,
predica calma, l'allenatore, il neo allenatore del Green, dicevamo in apertura di telecronaca, ex allenatore della... un'esperienza importante l'anno scorso da assistente allenatore in Serie A con la Pallacanestro Trieste, in particolar modo responsabile scouting e video alla corte di coach Dalmasson. Esperienze importanti anche in A2 a Legnano, la squadra con cui praticamente è cresciuto, ha maturato la maggior parte delle esperienze di allenatore tra Serie B e Serie A2, come dice, una parentesi anche da head coach con cui ha condotto proprio Legnano alla salvezza in A2, adesso la voglia di ritagliarsi un ruolo importante nel basket nazionale da primo allenatore. Motivazioni che si sono incrociate con quelle del Green di voler trovare un uomo nuovo, un volto nuovo in questa ripartenza post emergenza sanitaria Covid-19, lo dicevamo in apertura di telecronaca con il presidente Fabrizio Mantia, una stagione che sta per partire, che di fatto è partita con questa edizione di Supercoppa, ma che è minacciata costantemente da quello che sarà lo sviluppo della di questa pandemia, che di fatto ha portato l'interruzione dei campionati verso marzo e conseguenze ben più gravi fuori dal parquet. Un'aurea con cui bisognerà convivere con tutti i rischi del caso anche per la stagione 2020-2021. Intanto due liberi per Torrenova, che va a realizzare il primo con Sebastiano Perin, 66-62. Torrenova che resta sempre lì in scia, un gap di disavanzo che è sempre tra i 6 e i 3 punti, come in questo caso, in avanti di 3 lunghezze, chiamato a mostrare qualcosa in più se vuole portare a casa e tenere, o meglio a casa, i primi 2 punti del girone di Supercoppa. Santiago Boffelli qui servito tutto solo, è il suo tiro. Santiago Boffelli, quando la prende da lì solo, piedi per terra, tutto il tempo di calibrare e sparare, tripla importante che raddoppia il vantaggio da più 3 a più 6. Torrenova con Ferrarotto in escursione personale al ferro, 2 punti rapidi che valgono il meno 4. Adesso Palermo più interessato ovviamente a giocare col cronometro rispetto a Torrenova. Caronna riceve dall'angolo, poi in punta Mirko Gentili con una bomba che non va a bersaglio, chiama intensità ai suoi, coach Mazzetti facendo di rientrare velocemente Torrenova. Il pick and roll tra Perin e Gloria, che riceve in questo momento in post basso, prende contatto con Caronna, crea separazione, ne mette 2 che valgono il meno 2. Partita che entra nel vivo, finale al Cardio Palma, 2 minuti e 15. Attacca Palermo con Mirko Gentili, si va da Bedetti, prova a farsi vedere, capitano Lombardo, lo scarico per Caronna che però al momento della ricezione aveva un piede sulla linea di fondo campo, se ne è accorto l'arbitro e ha fermato l'azione di Palermo, un po' nervosa in questo finale di gara. 69-67, adesso palla che passa a Torrenova, che avrà a disposizione un possesso importante, cruciale per provare potenzialmente anche a ribaltare per la prima volta dall'inizio partita l'inerzia della gara nel punteggio. Grande difesa qui da parte di Mirko Gentili, che recupera un ottimo pallone, serve Bedetti che va ad appoggiare 2 al vetro, voleva anche il fallo, non arriva, ma va bene così per Palermo. 7-1-6-7, possesso che ritorna a Torrenova con Ferrarotto, gioca questo pick and roll con Gloria, la palla a cercare e a trovare il numero 23 della Fidelia, lungo il tentativo un giovane atleta di Torrenova. E Green che può ragionare adesso sul 71-67. Capitano Lombardo, lo scarico fuori per Buffelli, attacca andando verso il centro, lo scarico fuori ancora per capitano Lombardo che dopo tanti errori mette una bomba di importanza capitale, probabilmente quella che
dice game set and match, vedremo, ovviamente ancora c'è tanto da giocare, 1 minuto e 17, ma quella che sicuramente restituisce fiducia a Palermo, che costringe Torre Nova e Coach Condello ad un time out di emergenza. 7-4, 6-7, 1 e 17 da giocare una volta rientrati dal time out. Un minuto e 17 secondi da giocare in questo quarto quarto, zampata finale del green piazzata da Capitan Lombardo, una bomba che ha rispedito Torrenova sul meno 7, 74-67. Adesso la Fidelia con lo scarico fuori, viene cercato e trovato Ferrarotta, adesso Bolletta ci deve provare dalla lunga distanza, bomba da parte di Bolletta che annulla e azzera di fatto quanto prodotto in precedenza da Palermo. 74-70, l'unico amico di Palermo in questo momento è il cronometro. Ultimo giro d'orologio sul più 4 con Gentili, pallaccia qui a cercare Bedetti, palla persa per Palermo e adesso situazione che si fa quantomeno un po' preoccupante per gli uomini di coach Mazzetti, sempre sul più 4, ma adesso Torrenova avrà la possibilità, dovrà essere bravo ovviamente, avrà la possibilità di ricucire ancora lo scarto, partita ben lontana dal dichiararsi conclusa. Dunque Perin, arriva il tiro e il fallo da parte di Mirko Gentili, che aveva provato a tamponare, che reo di aver tamponato da dietro l'attaccante della Fidelia, e quindi due liberi per il numero 15, tutto sommato non male, è arrivata possibilità quindi per la squadra di coach Condello di fare canestro in fretta, non riuscita a farlo, sta però la possibilità di convertire liberi preziosi in ottica avvicinamento. 7-4, 7-1 e possibilità di ricucire sul meno 2, cosa che fa Torrenova con questo secondo libero realizzato. Mirko Gentili attacca e subisce fallo. Torrenova che dall'altro lato ha il vantaggio di aver commesso pochissimi falli nel corso di questo quarto quarto, soltanto due falli di squadra, tre falli di squadra, quindi ancora lontano dal bonus Palermo. E adesso Torrenova che giustamente può permettersi anche di allungare la difesa, qui con Guerra che riceve palla, viene raddoppiato da Bolletta, bravo Guerra a cedere palla a Buffelli e poi a Gentili, pallone per Bedetti, consegnato anche lì abbastanza pericoloso, arriva il fallo commesso da parte di Ferrarotto che confidava in un furto legale, l'arbitro ha ravvisato però il fallo e adesso bonus dal prossimo fallo esaurito anche sia per il green ovviamente che per Torrenova, e quindi non potranno essere più commessi falli da Torrenova senza mandare il lunetto a Palermo. Qui Gentili per Guerra, palla fuori per Bedetti, chiamato lui a giocarsi questo possesso cruciale con 25 secondi da giocare, green avanti di 2, ancora Bedetti attacca il numero 8 e la Fidelia sbaglia l'appoggio, può ripartire Torrenova con 17 secondi sul cronometro. Bolletta va fino in fondo, appoggia, non va, arriva la correzione, rimbalzo da parte di Mirko Gloria, sbaglia anche lui ma subisce il fallo e quindi due tiri liberi per Torrenova e possibilità di andare ad impattare il pari a gioco fermo. 74-72, c'è un cambio, fuori Gentili, dentro il lungo Giuseppe Caronna, due liberi cruciali, palla che pesa
nelle mani di Mirko Gloria. Non trema però la mano, realizza il primo, porta Torrenova sul meno 1, 7-4, 7-3. Buono anche il secondo, impatta il pari, la Fidelia, 74-74, e adesso 11 secondi da vivere con palla in mano a Palermo. Ultimo possesso nelle mani della squadra di coach Mazzetti, che adesso vuole sincerarsi dopo aver chiamato il timeout dove verrà effettuata la rimessa. Ultime indicazioni fornite, noi riposiamo un attimino la voce e poi vi racconteremo questi ultimi 11 secondi. Ultime indicazioni, ultimi incoraggiamenti e ovviamente dati sul da farsi per coach Mazzetti e per coach Condello. 74 pari il risultato tra Green Palermo e Fidelia Torrenova, con 11 secondi e 6 decimi sul cronometro. Palla nelle mani di Palermo, che di fatto si trovava sul più 6 a un minuto e una manciata di secondi dal termine della partita. È stata brava Torrenova, un po' meno brava Palermo nel gestire gli ultimi momenti dell'incontro. Adesso la possibilità di riscattare quest'ultimo minuto opaco con un possesso che potenzialmente potrebbe dire tanto, se non tutto, su questo primo appuntamento di Supercoppa. La battuta della rimessa va a Bedetti, servito Guerra, arriva il fallo che viene commesso dal numero 23, scelta chiara da parte di coach Condello, preferisce giocarsela in attacco. Dovrà essere bravo Guerra a realizzare i liberi, a fare il suo compito, ma l'ultimo possesso coach Condello lo vuole nelle mani della sua squadra, e fino a questo momento, sulla base del primo libero, una decisione che dà ragione a coach Condello. Realizza un solo punto dei due disponibili di Guerra. Adesso il Green dovrà essere bravo a difendere, 8 secondi sul cronometro, si va fino in fondo, Torrenova che sbaglia, lotta al rimbalzo, l'ultimo tocco è di un giocatore della Fidelia, e quindi palla, se non vado errato, succedendo un po' di tutto in campo, palla che sarà ovviamente del Green Palermo. 2 secondi e 7 decimi, Torrenova proverà immediatamente a commettere fallo, se non addirittura a rubare la palla direttamente, a intercettare direttamente il passaggio alla rimessa. Dovrà essere bravo il Green ad eseguirla con attenzione, lo fa, riceve Santiago Boffelli, fallo subito, e adesso dovrà andare a tirare due liberi. Importanti per mettere un po' di certezza in più sull'esito di questa prima giornata. In ogni caso, poi dovrà essere brava Torrenova a pescare una soluzione vincente con un secondo e 8 decimi sul cronometro. Buffelli fa il suo, fa 2 su 2, porta Palermo sul più 3. Rimessa per la cestistica, tiro dalla lunga distanza. La preghiera che non viene accolta, finisce qui questa prima giornata di Supercoppa Centenario di Lega Nazionale Pallacanestro. Green Basket Palermo trova i due punti, batte la cestistica torrenovese col punteggio di 77-74. Partita in qui si è giocata una pallacanestro non di primissima fascia, come era normale che fosse dopo una sosta prolungata in questi mesi. Si è visto tanto agonismo, si è vista tanta voglia di fare. Alla fine, in una partita al Cardiopalma, l'ha spuntata Palermo col punteggio di 77-74. Prima vittoria, quindi alla prima uscita per la squadra di coach Mazzetti in questo
torneo di Supercoppa, ragazzi che si raccolgono come d'ordinanza a metà campo per il grido, per celebrare questa prima vittoria stagionale. Prossimo appuntamento per Palermo, come dicevamo prima, sul campo della Virtus Club Ragusa, domenica 18 ottobre per la seconda giornata di Supercoppa. Terza giornata che si disputerà invece, vedrai, Palermo impegnata contro Agrigento al Palamonca del 25 ottobre, quindi di fatto si ritornerà al Palamangano soltanto per la seconda giornata di campionato, in programma il 22 novembre contro la Juve Cremona. È stato un piacere ritornare a parlare, a discutere, a raccontare di pallacanestro. Ricordiamo ancora una volta il risultato finale in questa prima giornata: Green Basket batte Cestistica Torrenovese 77-74. Un saluto e un ringraziamento da parte di Fiorugio TV e di Gaetano Cucchiara in telecronaca. Grazie e buona serata.